Francesco, trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, ogni giovedì, Radio 5, ore 15, ore 16.30 e dalle 19 alle 20. Ricordo appunto due appuntamenti, due incontri, due situazioni appunto che sono collegate alla trasmissione, che hanno un interesse per quanto riguarda il discorso dei pagani, dei politeisti. E ora ricordo, il primo appuntamento è per giovedì 9 marzo alle ore 21 a Montegrotto Terme presso il pub Imbolc in via Aureliana 11 per il terzo Pangamut Veneto. È un incontro riservato e aperto a tutti i pagani, i Wiccan e politeisti del Veneto che si vogliono incontrare, conoscere, discutere e scambiarsi delle idee. È appunto un incontro informale, non ha la struttura di una conferenza, di un dibattito, ma è un momento di ritrovo in cui si discutono delle tematiche che hanno a che fare con il paganesimo, delle opinioni, delle visioni, delle sensazioni di ogni partecipante, ed è proprio collegato a tutta una serie di iniziative a livello nazionale che permettono di creare in vari spazi, in vari luoghi, in tutta Italia, la possibilità di incontro e di dibattito. Poi c'è un secondo appuntamento che è un incontro ed è un raduno, ed è un rito, che è quello dell'equinozio di primavera, che si terrà sabato 25 marzo a Jesolo presso il Bosco Sacro, e sarà appunto un rito religioso che festeggerà l'equinozio di primavera. L'equinozio di primavera è sempre legato al ritorno della luce, al ritorno della vita, all'esplodere della vita, a una luce che torna finalmente a rischiarare la nostra esistenza, il nostro pianeta. Sapete che i pagani hanno scelto le date cardinali astronomiche dei solstizi e degli equinozi perché rappresentano delle porte, dei passaggi che sono legati anche all'esistenza. Dopo appunto l'oscurità, la perdita della luce, l'abbassamento della luce, il giorno più breve del solstizio d'inverno, con l'equinozio di primavera, i cicli appunto naturali riprendono, e di conseguenza noi che viviamo in simbiosi, in contatto, che siamo vicini alla natura, che siamo dentro la natura, perché ricordiamoci che noi non siamo mai all'esterno delle cose, ma siamo sempre all'interno di ogni cosa, che non è possibile separare le persone, i popoli, le comunità da qualcosa, ma sono sempre immersi, in quanto non si è fuori della realtà, fuori dell'ambiente, fuori di ogni cosa, ma si è sempre all'interno, cioè non siamo mai degli osservatori esterni, ma siamo sempre persone che vivono all'interno di comunità e di eventi. Perciò appunto questo è un ricordarci che noi siamo legati, collegati, siamo dentro la natura, e il rituale appunto dell'equinozio di primavera ci ricorda questo, e festeggiamo assieme al mondo, al nostro pianeta, il ritorno della luce solare. Allora, proseguendo sempre con la trasmissione, noi siamo sempre stati sempre attenti, vogliamo essere legati all'attualità, a quello che accade attorno, a quello che c'è attorno a noi, a tutti i fatti che accadono, alle circostanze e alle situazioni. Ricordiamo e vogliamo ricordare appunto che domani, febbraio 17, nel 1600 è stato bruciato a Rogo Giordano Bruno. Giordano Bruno era un eretico all'interno del cristianesimo. Percepiva, sentiva, viveva la contraddizione, l'assurdità, la follia del cristianesimo. Cercava di regredire, di recuperare, di scoprire quello che c'era di antico. Il suo era un avvicinarsi ai mondi antichi, ai mondi cosiddetti pagani per cristiani, un richiamarsi all'antico Egitto, al superare la visione biblica e giudaico-cristiana e di recuperare un contatto, un rapporto diverso con la natura. Non è stato un criminale, non è stato un terrorista, non è fatto nulla che nei tempi di allora e neanche ai tempi di adesso si possa essere assimilato o visto come qualcosa di nocivo per la società. Ha avuto per i cristiani il grande coraggio o la grande offesa alla loro religione di cercare di comprendere la realtà della sua esistenza, di pensare che tramite i propri sensi, tramite le proprie esperienze, tramite la propria vita si potesse esplorare, sondare e conoscere il mondo. Pensava che la conoscenza fosse insita nel mondo, che il mondo attorno a noi, gli infiniti mondi di cui parlava, fossero vicini, che non ci fosse la bisogno della fede. Giordano Bruno ha subito torture, ha subito condanne, ha subito processi lunghissimi solo per le sue idee. Certo, alcune idee, dicevamo, rientrano nell'ambito dell'eresia, rientrano in un ambito cristiano, però
di fronte a una situazione del genere, lui ha combattuto, lottato e ha dato la sua vita per cercare di liberarsi da questo. E anche nel momento peggiore, quando è arrivato al campo dei fiori, gli propongono un crocifisso e lui lo rifiuta. Quel crocifisso, che è stato l'arma con cui Giordano Bruno è stato bruciato e per cui è stato condannato, ritorna tristemente e anche con brutti segnali nella nostra società. È proprio cronaca sui quotidiani di questi giorni di una sentenza che dire allucinogena del Consiglio di Stato ha dell'incredibile. In alcuni quotidiani, io qui La Stampa di oggi, dice, fra virgolette, il crocifisso resti nelle aule scolastiche, esprimi i valori civili. Io sinceramente i valori civili nel cristianesimo, nel crocifisso, non ne ho mai visti. Il crocifisso è sempre stato un'arma con cui le persone, i popoli, le comunità sono state cancellate, fatte sparire, in cui le persone hanno sofferto. Il crocifisso è stato un'arma sia nel suo lato pietoso, pietistico, nel lato commovente della persona che soffre, sia come un'arma, come una spada che ha colpito e ucciso. In qualsiasi caso, il crocifisso non ha mai contribuito, non è mai stato un qualcosa di positivo, di tranquillizzante, un qualcosa che offrisse alle persone, ai popoli e alle comunità una prospettiva, un'ipotesi, un aggancio, una teoria. È stato qualcosa che obbligava chi deteneva questo perfido e selvaggio, mostruoso, e il vocabolario potrebbe essere sprecato, simbolo che è il crocifisso, a imporre agli altri la salvezza. Persone, comunità che non conoscevano il termine salvezza, il termine peccato, che non comprendevano le follie teologiche del monoteismo, hanno dovuto subire attacchi, cancellazioni, violenze. Noi europei siamo stati più fortunati di altri popoli, intere civiltà sono state cancellate proprio perché non si convertivano, perché non comprendevano, secondo i missionari, la grandezza del cristianesimo. Noi europei abbiamo combattuto per secoli per liberarci di questa follia e ancora adesso stiamo a combattere. Giordano Bruno è morto nel momento in cui moriva, gli offrì un crocifisso, e noi, dopo 406 anni dalla morte di Giordano Bruno, ci ritroviamo un Consiglio di Stato che dice che il crocifisso è un simbolo non discriminatorio sotto il profilo religioso. Io penso che forse neanche un comico sarebbe riuscito a scrivere qualcosa del genere. E poi, sapete, sembra quasi una sentenza teologica. Molte volte nel monoteismo abbiamo la teoria assurda, incredibile, in cui l'ostia si tramuta nel corpo e sangue di Cristo ed è presente. Ma cosa scrive la sentenza del Consiglio di Stato? In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un simbolo religioso, in quanto mira a sollecitare l'adesione riverente verso il fondatore della religione cristiana. Bene, loro stessi ammettono che è un simbolo religioso, ma non si sa per quale strano artificio, per quale trasmutazione, per quale opera alchemica, aggiunge sotto dopo, per i credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata e assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso. E io veramente avrei bisogno che dei giudici che devono mettere delle sentenze, che devono far applicare delle leggi, fossero più chiari. Cioè, qui non siamo più nel campo del diritto romano, perché il diritto ecclesiastico è pura follia. Ma qua mi sembra che ci sia un'adesione al fatto della tramutazione dell'ostia nel corpo di Cristo. Allora, prima mi si racconta, ci si dice, ci si scrive questa sentenza e si dice che prima è un simbolo religioso, però se è fuori dalla Chiesa non è più un simbolo religioso. Anche qui siamo sempre all'interno della visione monoteistica in cui si impone, si sostiene che l'unica religione è la religione monoteistica, che nelle sue varianti islamiche, musulmane, cristiane, ebrei, protestanti e cattoliche. Giustamente qualcuno ha detto e ha scritto: la prossima volta il Consiglio di Stato stabilirà che il cardinale Ruini è il simbolo dell'uomo laico. Questa, che può sembrare una battuta, in realtà, se andiamo a comprendere le intenzioni, quello che avviene, sappiamo capire che avverrà questo,
che questa sarà l'intenzione, che già adesso è stato scritto di recente sulle polemiche, sul discorso laico-religioso, che effettivamente il laico è quello che accetta la sottomissione, ma ne abbiamo esempi sui quotidiani a non finire. E allora, mentre succede questo, mentre in Italia il Consiglio di Stato non trova di meglio che dire che il crocifisso rappresenta i valori della Costituzione, che il crocifisso è la massima espressione della cultura di questo paese, va bene. E poi si dice che esiste una legge contro le sostanze tossiche. Io presumo che effettivamente l'elenco delle sostanze tossiche dovrebbe essere un attimino più ampliato, più completato, perché di fronte a simili affermazioni quello che si può pensare penso che sia veramente dell'incredibile. Però, nonostante tutto, i cattolici, i cristiani ci insegnano come deve essere il comportamento delle persone. Allora, stranamente, noi stiamo assistendo, e non dico è una battuta, stranamente, a una maggiore intesa sempre più forte tra islamici, cristiani e cattolici, cioè nel senso che si va verso un unico monoteismo in cui raggruppa tutte quante le sue varianti, anche quelle ebraiche. Allora, mercoledì 15 dicembre 2006, voi sapete che nell'Islam c'è il concetto che se una donna viene violentata, questa donna provoca disonore per la famiglia della vittima e di conseguenza, per fare giustizia, non si va a colpire chi ha commesso la violenza, ma si va a colpire la vittima. Ma questa non è una posizione soltanto islamica, perché la Repubblica del 15 febbraio 2006, di ieri, riporta un articolo che è apparso su un bollettino parrocchiale della Curia di Valencia in Spagna e dice: donne picchiate dai mariti, colpa loro. E l'articolo dice: donne maltrattate, seviziate, uccise dai loro mariti o compagni, in fondo se lo merito. Questa tesi compare su un foglio parrocchiale dall'innocente titolo Alleluia, edito a cura dell'arcivescovato di Valencia. Il teologo scrive, perché dice che la donna è doppiamente colpevole, provocatrice e serial killer, e riporta una dichiarazione di questa persona, di questo teologo, d'altronde i teologi sono quelli che hanno le idee più folli in questo senso, la teologia è quella che permette, comprende e ammette qualsiasi cosa. Dice, fra virgolette: è vero, 63 donne sono state uccise dal loro partner nel 2005, ma ci si rende conto che in Spagna nello stesso periodo ci sono stati 85.000 aborti? Per ogni donna uccisa da un uomo, 1.304 bambini sono stati assassinati per volontà delle loro madri. E allora, cosa dovremmo pensare? E tenete conto che questa rivista dice: ieri mattina la rivista era in vendita nelle parrocchie della terza città di Spagna e si trovava persino all'ingresso della cattedrale di Valencia. Bene, allora perché una donna abortisce viene chiamata assassina e che compie un assassinio? E perché una donna abortisce le altre donne meritano di essere uccise? Cioè, qui siamo sempre al concetto biblico della condanna della donna, della sessualità. Io non vedo e non trovo giustificazione, non trovo legami del perché se delle donne abortiscono, le donne che sono uccise o violentate se lo meritano. Non penso che la colpa di uno, l'errore di uno, la scelta di qualcuno possa dover ricadere sugli altri. Questo è sempre un concetto monoteistico in cui le colpe di un peccatore ricadono su tutti gli altri e gli altri sono marchiati per sempre. Ma questo comportamento, questo insegnamento in cui si dice appunto che se le donne vengono picchiate o vengono violentate o vengono uccise, in fondo se lo meritano. Siamo sempre qui a criminalizzare delle persone, siamo sempre qui a condannare la loro esistenza, a farle soffrire. E in fondo si dimostra chiaramente che è il monoteismo, a tutti i monoteismi, che siano cristiani, che siano cattolici, che siano protestanti, in realtà quello che è importante per loro, che ha significato, che vale. D'altronde, stranamente, questo articolo è stato pubblicato su un bollettino che è a Valencia,
già è un titolo evocativo di cosa vale per un monoteista. L'importante è che le persone soffrano e che vengano condannate anche per qualsiasi cosa. Per i cristiani, per i monoteisti, che siano i monoteisti ebrei, musulmani, cristiani, cattolici, protestanti, l'uomo e soprattutto la donna non hanno diritto di esistere, non hanno diritto di libertà. E il fatto stesso di quello che avviene, ne abbiamo parlato nella trasmissione dalle 15 alle 16:30, delle vignette pubblicate in Danimarca che hanno a che fare col discorso del monoteismo, del fatto che venga fatta una vignetta su un presunto profeta dell'Islam che è Maometto e che si scateni, che tutta la stampa, a cominciare da quella americana, il Vaticano sia d'accordo che non si deve toccare la religione, è un significato importante per quanto riguarda la campagna di conversione al monoteismo nella società. Scrive Jean Danier: in Occidente, al contrario, una maggioranza composta da monoteisti o agnostici non considera offensivo o contrario alla fede far notare che alcuni credenti hanno potuto commettere crimini contro l'umanità in nome di Yahweh, di Gesù o di Maometto. E apro un inciso: se noi andiamo a leggersi la storia criminale del cristianesimo di Karl Asch-Denzer, ne avremo a bizzeffi. Prosegue Jean Danier: la Bibbia è tutto un susseguirsi di guerre in cui Dio ha un ruolo dominante. I cristiani hanno inventato le crociate, l'inquisizione, che non sono cose di poco conto, perché non si dovrebbe poter dire che certi musulmani usano il nome del loro profeta per commettere azioni vergognose. E invece i monoteisti sono sempre pronti a dire che il Dio, che il loro Dio, che poi le commette. La violenza che commettono la commettono sempre in nome di Dio, la commettono sempre per un Dio che è inventato, la commettono sempre perché un Gesù Cristo per i cristiani ha insegnato cose criminali e loro le mettono in pratica. Loro dicono che la religione, che Dio non può essere toccato. E allora, con la scusa che questo Dio non va toccato, ci si trova di fronte a che molte persone ne sono preoccupati. E scrive un disegnatore francese, dichiara, che si chiama Platò, dice: eppure Platò è preoccupato, vede restringersi gli spazi di libertà della satira e non solo a causa dell'integralismo islamico. Effettivamente l'integralismo non è solo islamico, è anche ebraico, è cristiano, è cattolico. E penso che sentenze come quelle della Corte del Consiglio di Stato siano dimostrative dello spirito dell'aria che si sta respirando. E lui dice, il nostro disegnatore, è semplice, bisogna continuare a criticare. Io non mi occupo dell'irrazionale o delle convenzioni religiose di cui non so niente. Mi occupo degli abitanti terrestri e ho già abbastanza da fare con loro. Mi occupo dell'integralismo di Hamas o di Al Qaeda, dell'estremismo islamico che ha incitato l'omicidio di Rabin. 20 anni fa avevo nella Chiesa Cattolica Monsignor Fer, che era un grande intollerante, e ancora oggi c'è intolleranza del Vaticano nei confronti delle donne. C'è abbastanza da fare. Non ho bisogno di andare a cercare sopra le nuvole. E difatti noi non andiamo a cercare sopra le nuvole. Noi non ci preoccupiamo del Dio dei cristiani, del Dio degli ebrei, del Dio dei musulmani, perché sappiamo che il Dio dei monoteisti è un Dio inventato. Quello che noi andiamo a occuparci, quello che noi guardiamo, quello che noi vediamo, deriva dal fatto che il Dio dei monoteisti è presente, è attivo, agisce come racconto nella società. E di conseguenza bisogna capire come si manifesta nella società. Noi dobbiamo stare attenti a non quello che ci ipotizzano sopra il cielo, ma quello che abbiamo sotto il cielo, quello che abbiamo davanti ai nostri occhi, quello che noi viviamo, qualcosa di veramente importante, e dobbiamo sempre essere attenti. E dice un altro autore, parlando sempre delle vignette, e appunto che ci sono apparsi in Danimarca, che sono motivo di tanta polemica. Dice: la migliore e la più coraggiosa dimostrazione ce l'ha fornita il musulmano Jihad Momani, direttore del settimanale giordano Shiam, il quale ha osato riprodurre tre delle caricature blasfeme per far vedere ai suoi compatrioti quanto esagerata fosse la reazione nei confronti di quelli che, in fin dei conti, erano soltanto tre disegni di cattivo gusto.
Con quale risultato? Il temerario direttore di Amman è stato licenziato in tronco, la rivista è sparita da tutte le edicole del paese e l'editore ha promesso pubblicamente di punire tutti coloro che hanno partecipato ad un'azione così irresponsabile e vergognosa. Per inciso, qualcosa di simile è capitato in Francia, dove la proprietà di François ha immediatamente messo alla porta il direttore Jacques Lefranc, reo di aver pubblicato le 12 vignette in solidarietà con i colleghi del Gilland Posten. E tenete appunto che su questa cosa autori cattolici, vescovi, hanno detto che proprio non si può permettere di discutere di Dio. Ha dichiarato un cardinale, il cardinale Renato Martino, gli domandano: è la libertà di espressione? Certo, c'è il diritto alla libertà di espressione, ma il mio diritto arriva fino a dove si pone il diritto dell'altro. E questa è una dichiarazione che è significativa, che è importante, perché sarebbe come dire: io non voglio che le persone vengano bruciate, noi non vogliamo che le persone vadano al rogo. Bene, questo per un cristiano, per un monoteista, è limitare la sua libertà, significa impedirgli di realizzare la salvezza. E di fronte all'integralismo che sta montando anche in Europa e negli Stati Uniti, dice: c'è un risveglio religioso come avviene da noi ed è una cosa buona, e c'è un risveglio che si manifesta come reazione all'arroganza dell'Occidente. Perciò l'integralismo viene visto normalmente e giustamente dai monoteisti di tutte le razze come qualcosa di positivo. E ne abbiamo un esempio particolare. Pensate, e la notizia è stato un piccolo trafiletto del Gazzettino di domenica 12 febbraio, Gries e Arthur Miller vietati al liceo. I fondamentalisti cristiani di Fulton, Missouri, hanno bloccato la messa in scena in un liceo locale di Gries, il musica sui teenager degli anni 50, portato sugli schemi da John Travolta, ed è il Crogiolo, dramma di Arthur Miller, dell'America della caccia alle streghe. I due spettacoli sono stati giudicati troppo licenziosi e controversi. Bene, io non ho visto Gries, però ho visto il Crogiolo di Arthur Miller, il Crogiolo del mare. Ed è un film abbastanza tranquillo, abbastanza non forte, non spinto, su quella che è stata la caccia delle streghe di Salem. Però ricordare ai cristiani cosa hanno fatto significa, come ha detto il cardinale Renato Martino, che il diritto alla libertà di espressione, ma il mio diritto arriva fin dove si pone il diritto dell'altro. E allora, se i cristiani dicono che non c'è diritto di ricordare la caccia alle streghe, la loro libertà ne viene violata, e allora la nostra libertà di espressione ne viene contenuta. Ma se voi pensate che si dice, si prende in giro civiltà o paesi vicini medio orientali per la presenza cristiana, leggiamo dal Corriere della Sera, venerdì 10 febbraio 2006, una buona performance alla maniera di Dio. Gli USA si moltiplicano in network di super dirigenti cristiani che nella loro attività si ispirano alla Bibbia. Nella pratica quotidiana c'è chi ha introdotto il cappellano aziendale per aiutare i dipendenti. Questo avviene negli Stati Uniti, avviene nell'America. E cosa succede? Che di fronte alla realtà, di fronte a cercare di comprendere le cose, non c'è migliore logica per queste persone di andare a recuperare il Dio della Bibbia e di usare i cappellani per cercare di convincere le persone a essere schiavi del monoteismo, diventare schiavi nel lavoro, diventare schiavi nella vita e consumare la propria esistenza sempre all'interno di questa visione unica. E questo dopo è, per me, lo posso definire tranquillamente come integralismo. E questo integralismo appunto avviene in quello che è considerato una superpotenza o il paese più civile del mondo o più potente del mondo. E invece i cristiani, i monoteisti, stanno lavorando anche in quel campo per cercare di portare a un nuovo stato teocratico. La paura, la minaccia, la possibilità di uno stato teocratico americano è stata anche annunciata, chiarita, portata avanti e anche ribadita da molti studiosi, non soltanto di area, diciamo, pagana, ma anche di area liberal, di area politica conservatrice, in cui ha detto: stiamo rischiando proprio il fatto che la società americana diventi un qualcosa di completamente legato al discorso cristiano. Ma se voi pensate che anche in altri campi
si parla di crociati verdi, di presunti crociati verdi. Bibbia Zappa, i crociati verdi di Bush. Usa un pastore evangelico, leader ecologista, la terra è di Dio, salviamola. E ora, come vedete, la cosa da ribadire è che non la terra è un qualcosa su cui viviamo, con cui viviamo e per cui viviamo e con cui siamo assieme. No, che la terra è una creatura, è un qualcosa che appartiene a Dio e che di conseguenza, secondo me, a Dio non dovremmo essere dei buoni custodi. La terra non ha, per loro non ha valore, quello che è importante per loro è il fatto che venga ricordato che il fatto ci siamo sempre legati a un Dio creatore. E loro sostengo che fino a quando Cristo non ritornerà dobbiamo essere i fedeli amministratori del giardino di Dio, la nostra casa terrestre. E pensate che si cerca di far passare le cose anche come peccato. Dice sempre questi fondamentalisti cristiani: abbiamo peccato, abbiamo inquinato, distorto e distrutto molto del lavoro del nostro creatore. In realtà, se il molto della nostra civiltà ha creato questo danno, l'ha creato perché considera la natura cosa, come emanazione, come costruzione di Dio, la pensa vuota, priva di anima, di significato, di volontà, di potenza, di capacità, rendendo appunto le cose cose, prive di anima, rendendo gli oggetti neutri, si può permettere qualsiasi cosa. E logicamente, di fronte a questa incapacità di comprendere l'esistenza, si torna sempre al fatto di dire: ma forse dovremmo comportarci bene soltanto perché l'ha creata Dio e Dio ce ne chiederà conto. E anche qui siamo sempre all'esempio della follia del monoteismo, in cui non si riesce ad avere una prospettiva diversa da quella che può essere la prospettiva monoteistica. In realtà il monoteismo contamina tutto, contamina anche quelli che non sono dichiaratamente cristiani. Ne vogliamo un piccolo esempio, ne vogliamo una piccola semplice frase. Allora, molti conoscono l'astronoma triestina Margherita Hack. Viene considerata un pensiero, un'atea, e invece nella sua intervista disse Margherita Hack si ispira alla morale cristiana. Allora, Margherita Hack se la prende con gli oroscopi e gli chiedono: in televisione sono di moda anche gli oroscopi, come li giudica? Oh Madonna, quella è una cosa vergognosa e anche dannosa, perché la televisione per molta gente è sinonimo di verità. Gli oroscopi sono una mistificazione tremenda della verità. L'astrologia è una superstizione, non c'è alcun fondamento scientifico reale. Si tratta di un retrivo di secoli di ignoranza, quando la gente non aveva alcuna conoscenza di stelle e pianeti. Questo profluvio di oroscopi è altamente discutativo, particolarmente grave che lo faccia la RAI, che è un servizio pubblico per il quale la gente paga il canone. E allora la Margherita Hack ha grandi parole contro gli oroscopi. E poi? E allora dice: lei ha sempre dichiarato di essere atea. Possibile che guardando l'universo e la sua perfezione non si sia insinuato qualche dubbio? Risponde Hack: ho guardato l'universo, come dice lei, ma non ho trovato nulla. Ci sono tante cose che la scienza non riesce ancora a spiegare, ma spiegarle con Dio è troppo comodo. La fede è un fatto personale che io rispetto. Fede e scienza sono su due piani diversi. Allora gli dice una domanda che è significativa. Si chiede a Margherita Hack: la sua morale a cosa si ispira? E Margherita Hack risponde: io mi ispiro al cristianesimo. Era, come vedete, il problema che alla fine anche chi dovrebbe essere ateo o chi dovrebbe essere laico in realtà crede nel Dio cristiano, sente il bisogno di essere legato al cristianesimo, sente il bisogno di salvare il fenomeno come cristianesimo. E allora una Margherita che ci dice che nella sua esperienza di astronoma non ha mai visto nel cielo, e non poteva vederlo, il Dio dei cristiani o il Dio creatore, però nella sua vita, nella sua pratica, nella sua morale, nella sua visione del mondo deve ispirarsi al cristianesimo. E poi la Margherita Hack appunto è brava, se la prende con gli oroscopi, se la prende con chi fa gli oroscopi, ma chi fa gli oroscopi in fondo non fa nulla di male, fa una cosa in cui ci si può credere, divertire, dare fiducia o non dare fiducia,
Certo, chi fa oroscopo non ha il potere coercitivo e immaginativo e impositivo di un prete, però la Margherita Hack lei si rifà il cristianesimo. Sì, pronto? 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 Ciao, Ciao. sono Flavio. Si può Sì, intervenire? sono già in diretta. Sono in diretta, ti ringrazio. La stessa cosa faceva un certo Antonino Zichichi, che era uno scienziato, e fregandosene praticamente, sputtando sulla tomba di Galileo Galilei, che è stato inquisito, diceva le stesse cose, in diretta addirittura lui diceva: il mistero dell'universo è il mistero di Dio. E cercava Dio nelle particelle Cercava subatomiche. Dio nelle particelle. Altra cosa che secondo me, quello che stai dicendo poi è assolutamente da sottolineare, è che per esempio dobbiamo a Lutero la nascita del capitalismo, no? E che quindi col protestantesimo nasce anche un certo rapporto diverso con chi lavora, quindi fondamentalmente è un cercare anche di soggiogare in qualche maniera chi è inferiore, e non lo metto tra virgolette. È chiaro che anche questo sia probabilmente una delle conseguenze di questo modo di pensare. Beh, d'altronde sai, quando si dice che l'economia, il denaro appartiene al diavolo, allo starco del diavolo, e solo pochi eletti hanno il diritto di gestire il denaro, gli altri rimarranno sempre Chiaramente. poveri. E vorrei anche sottolineare una cosa, proprio perché al di là delle posizioni che possono esserci tra cristianesimo e scusami, tra cattolicesimo e protestantesimo, c'è anche da dire che l'America è principalmente protestante, questo molte volte non viene Esatto, sì, beh, a sottolineato. parte che c'è una forte componente cattolica. Assolutamente sì, e vediamo come si muovono perché influiscono tantissimo, per esempio, sull'elezione del Papa, le componenti cattoliche americane. Quindi assistiamo anche a uno scontro di potere fra cristiani, se vogliamo mettere in questi termini, Sì, beh, no? sai, lì poi trovano sempre un accordo. Se trovano qualcuno che non è cristiano, dà sempre fastidio e loro ritornano amici. Vabbè, chiaramente sì, questo è ovvio. Per quanto riguarda l'Islam in sé, cioè io sono d'accordo su quello che tu dici sulla mancanza di possibilità di dialogare su certi temi, perché loro dicono non me lo tocchi. A parte che questo poi succede anche per i cattolici Sì, quando sì, sì. vanno in cioè, mi ricordo ai tempi una trasmissione che si chiamava Misteri, a cui ho partecipato il solito sacerdote, anche perché non capisco perché, mi pareva fosse Lorenzo Foschini che la faceva. La trasmissione è interessante, però poi lei la cucitura finale la faceva sempre fare a un prete, no? Il quale poi in una discussione, parlando così, parlavano della Madonna, della Virginità e così via, ha detto: però io su questo non ammetto che si discuta perché toccate i miei dogmi. No, beh, tra l'altro, sai, stanno revisionando tutto pur di, per arrivare all'intesa con il mondo islamico. Stanno facendo di tutto per cercare di trovare un'intesa. Perciò anche il discorso della verginità della Madonna cominciano ad affrontarlo per trovare un compromesso con l'Islam. Ecco, secondo me comunque una lettura, anche se vogliamo così, di tipo sociopolitico, sono d'accordo sul principio della questione delle vignette e così via, però d'altra parte io non direi, cioè i musulmani, quelli che vedi in piazza, sono gli esagitati, sono quelli che sono. Sì, e lì esiste anche lì una minoranza laica che si dà da fare, che purtroppo. Certo, e dobbiamo anche capire però che non tutti i palestinesi vanno in piazza. Non tutti i musulmani vanno in piazza, Esatto. e quindi come da noi c'è quella anche una punta di iceberg. C'è tutto un discorso economico che stanno facendoci alle spalle, al di là che l'intolleranza comunque è da condannare da qualsiasi parte venga, L'intolleranza è sempre da condannare. che secondo me andrebbe letta anche in chiave, come dicevo, sociopolitica, non ultimo i collegamenti col fatto che ci sono forti pressioni perché ci si sposti dai petrodollari agli eurodollari, Sì, ma poi cioè se. o ai Poi. 4 euro, ecco, se vogliamo. Sì, beh, l'importante è capire che anche nel mondo islamico esiste una piccola minoranza di persone laiche che stanno combattendo il loro medioevo. Perché c'è cioè, una cosa che. Un conto che è sempre da fare, che loro sono nel 1400, È sostanzialmente. questo, è E noi verissimo. co come eravamo noi nel 1400? È esattamente quello che mi veniva in mente mentre tu leggevi, cioè noi nel 1400 eravamo così, e questo è il loro passaggio che dovranno fare. Probabilmente noi non riusciremo a vedere un Islam emancipato, possiamo però cercare in qualche maniera Possiamo di. aiutare quelli che dall'altra parte sono più vicini a noi.
E che ce ne sono molti. La cosa importante è proprio tendere una mano, secondo me è basilare, e secondo me fa anche parte poi di chi tutto sommato ragiona in maniera, questa volta sì, lo metto fra virgolette, pagana, come fai tu, sì, e come faccio io. Sì, io difatti appunto so che nel mondo islamico esistono comunità, popolazioni, movimenti laici, solo che sai, noi avevamo avuto l'Inquisizione e domani si ricorda nel 1600 Giordano Bruno bruciato a rogo, e loro stanno vivendo una situazione ancora peggiore, insomma, cioè, però anche lì avranno il loro Giordano Bruno, anche lì il loro Giordano Bruno sta nascendo. Sì, il problema grosso cos'è? Che gli islamici di fatto sono una teocrazia, e questo è il problema. L'abbiamo avuta anche noi, l'abbiamo superata. Difficile, cioè l'abbiamo superata in parte, anche perché secondo me ci sono invece movimenti islamici che sono assolutamente pacifici, pur essendo di impronta religiosa. Per esempio basti pensare alla filosofia sufi. Sì, ma padre, purtroppo la filosofia sufi è molto emarginata e anche mai considerata all'interno del mondo islamico. Assolutamente, e io invece inviterei anche qualcuno a informarsi un pochino, magari poi tu puoi dirmi di più che sicuramente lo conosci meglio di me, però cominciare anche a guardare qualche cosa per esempio sul sufismo, che è assolutamente pacifico, cioè è un movimento di pensiero ma pacifico. Sì, ma se tu pensi che dagli integralisti islamici è mal visto, io ho avuto occasione di parlare con un integralista islamici e quando gli si parlava del sufismo diceva ma quella è un'altra cosa, non c'entra, è una roba proprio, cioè, proprio marginale, quasi eretica, cioè anche all'interno di loro esistono vari politici. È proprio il collegamento che tu facevi prima con Giordano Bruno. Sì. Come nel mondo cristiano c'è voluta più filosofia e meno teocrazia, sì, per liberarsi, proprio anche per il mondo islamico ci vorrà più filosofia e meno teocrazia. E dovremmo sempre sostenere le persone che sono più vicine a noi. Assolutamente, aprire, cioè, un ponte, non possiamo dire sono tutti quanti uguali, sono tutti quanti, perché dall'altra parte c'è gente che combatte le nostre stesse battaglie. Questo è proprio un invito a non emarginare quella parte dell'Islam che sta lavorando per un certo tipo di, esatto, progresso. Sì. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Sì, infatti è importante, cioè bisogna evitare i giudizi sommari. Sì, pronto? Pronto? Ciao Francesco, ciao. Sono ancora amico. Sento, a proposito dell'Islam, no? Sì. Mi ha fatto vedere prima, sai che sono morto due persone, non so, a Kabul. Sì, due italiani, sì. Chi ha trovato morti, sì. Sì. E non mi sono andato là, per esempio, per... che aveva su con i burka, sai che le donne, sì, portava i burka, e gli ha fatto vedere... che ha fatto vedere su telegiornale che c'era donne, altro che quei burka, tutti quei burka così in giro, cioè diceva che gli aveva su perché gli aveva i burka che portava andiamo a civilizzare, capito? Diceva andiamo a portare a civiltà, e donne gli porta ancora i burka, e mi sembra che dopo tutti gli anni che siamo andati là, no? Sì. No, ma vedi Ivano, c'è un discorso da fare. Mm-hmm. Negli anni 70 a Kabul le ragazze giravano con la minigonna. Adesso girano col burka. Cos'è successo? Cos'è successo? Cioè, noi lo sappiamo cos'è successo. È quello del discorso. Che i monoteismi non si scontra tra di loro, capisci? Cioè, che quel monoteismo che ha imposto il burka alle donne del Afghanistan e di altre donne è stato sostenuto dagli Stati Uniti. Perché le donne che facevano così erano immorali. L'Islam integralista wahhabita dell'Arabia Saudita è stato sostenuto dagli Stati Uniti perché c'era una vicinanza non economica o politica, ma c'era una vicinanza religiosa. Religioso, sì. Esiste un libro di un generale francese che si chiama Islam e Stati Uniti, in cui dice che l'alleanza tra Islam e Stati Uniti è legata da motivi di convinzione religiosa. Questo libro non è mai stato pubblicato in italiano. Dopo un'altra notizia, questa sera, che sul televideo, un telegiornale in flash, diceva che praticamente i primogeniti legittimi, sì, deve portare solo il cognome del padre. Ma cioè, dove? Che notizia ti riferisci? Un telegiornale di stasera. Sì, beh, so che c'è un dibattito in Italia da molti anni sul fatto stesso. Sì, sì, sulle righe, praticamente, sai che TG2 cade righe che scorre, no? Sì, sì, il sottopancia. Sottopancia, sì, non mi ricordo mai. E appunto c'è scritto che i primogeniti legittimi, come che ho capito, sì, sì, ho letto,
devono portare solo il cognome del padre. Sì, perché ci sono state varie proposte, varie richieste per introdurre anche il nome della madre. Sì, sai, questa è una cosa, diciamo, abbastanza secondo secondaria. Secondo me anche là che c'è una coercizione, no? Che c'è una... Ma sai, il problema indietro, insomma, il problema è sempre la cultura che si dà alle persone, cioè non è tanto il nome che si porta. Sì, appunto. Ma intanto c'è anche qui un, diciamo, un dato del fatto che c'è come qui è quella legge su, insomma, che devo fare tutto quanto insieme. Dopo ho letto il libro I pazzi ad Alessandria di Gemma Berezzati, dei editori riuniti. Sì, dovrei averlo. Ce ne sono un diverso su Ipazia, sì. Pubblicati anche di recente proprio, ce n'è anche uno della Longanesi, c'è i Lampi di Stampa che ne ha fatto un altro, cioè, è un'attrice, almeno dal punto di vista storico. Qua secondo i capitoli deve essere fatto bene. Sì, beh, se tu pensi Ipazia, qual era la sua colpa? Era fatta a tocchi e bruciata dal coso. L'hanno fatta a pezzi cristiani usando. Come Giordano Bruno, praticamente l'ha fatta a fine Giordano. L'hanno fatta a fettine usando le conchiglie. Porca. Solo perché era una donna e solo perché insegnava la filosofia. Insegnava. E soltanto perché rifiutava il cristianesimo in base alla sua conoscenza filosofica. Guarda che fine che ha fatto fare, veramente. Solo pensare. Dopo trovo un libro della Macro. Su Giovanna d'Arco, scritto da Mark Twain, La vita e la morte, il processo di Giovanna d'Arco, non solo. Beh, sai, Giovanna d'Arco è un mito che sta venendo a recuperare, soprattutto perché la Chiesa Cattolica ci farà di tutto dopo averla bruciata sul rogo, esatto, la resa santa, e cercherà di recuperarla, insomma, perché è un mito importante femminile, anche perché, sai, dimostra che donne che vivevano nei paesi di campagna, che erano più vicine alla natura in certi ambienti, avevano un coraggio che la Chiesa cristiana non ammetteva, insomma. Esatto. Cioè, il fatto stesso di portare gli abiti da uomo, sì, e sì, di sì, questa sì. Cosa ne parla anche la Moon Ray nel Dio delle streghe, parlando appunto sia di Giovanna d'Arco e sia di Robin Hood, insomma. Cioè è significativo, probabilmente rappresentava una cultura diversa. E il cristianesimo prima l'ha bruciata sul rogo e poi l'ha riciclata come santa. Dopo sui film si vede che c'è stato praticamente gli inglesi che l'hanno bruciata, che hanno fatto il processo, ma praticamente è storpiata quella causa. Guarda, quando è stata di bruciare qualche eretico, tutti i cristiani sono sempre d'accordo, non hanno problemi. Sì, è chiaro, insomma. Cioè, nel senso... Sì, ma i film si possono sempre stravolgere, sì. Insomma, le cose bisogna leggere... Ma guarda, io ho letto un libretto pubblicato da un'università inglese che veramente mi è venuto voglia se era possibile strozzare l'autore. Pensa che la tesi dell'autore era questo, che Galileo Galilei era talmente devoto che si era reso conto che se la Chiesa non rinunciava a certi dogmi avrebbe avuto problemi con la scienza. E allora ha fatto di tutto affinché la Chiesa riconoscesse, si staccasse dalla scienza per rimanere solo fede. Che marchingegno! Cioè, io vada. Che marchingegno! Professore universitario, testo pubblicato da un'università inglese. Sì. Cioè, dire che appunto quello che Galileo ha fatto, l'ha fatto per la maggior grandezza e bellezza della Chiesa. Se magari sta appena, sì. pa maggiore. E che lui non è riuscito in questo perché qualcuno si è opposto, che la Chiesa sostanzialmente era buona e che lui ha fatto tutto questo per salvare la Chiesa. Per salvare la Chiesa, sì. Che macchinazione, proprio. Che cervello, eh? Perciò rendi conto, se si arriva a scrivere questo, si può scrivere qualsiasi cosa. Si può scrivere qualsiasi cosa, e se passa questo invece di altri libri, di altre notizie, di altre informazioni, te puoi immaginarti cosa che... Ecco, questo qua è un testo universitario, fatto da un professore universitario. Sì. Può pensare alla credibilità. È cosa che va a seminare, insomma, E poi tra l'altro fatto da un'università inglese. Inglese, insomma, sì. Che è rinomata, insomma. Beh, di solito, guarda, io l'integralismo che c'è nei paesi anglosassoni è terrificante. Mamma mia. C'è più capacità, diciamo, laica nei paesi tipo la Germania e la Francia. Sì, la Germania è mito europea, è sempre stata... Pensiamo, nei primi anni 20 la Germania era molto più avanti della Francia, per esempio. Sì, ma anche in campo, diciamo così, religioso. Sì. Gli studi di antropologia fatti anche da autori
vicini al discorso cristiano, erano studi fatti con una certa intelligenza, anche se poi deformavano la cosa. In altri ambiti non si è avuto nessun ritegno nel falsificare tutto. Sì, basta vedere Dancer, a cui autori che fa riferimento nei suoi studi, sono tutti tedeschi, insomma, la maggior parte, sono tutti praticamente non di parte, però scrivono imparzialmente, insomma, buttano giù le notizie. Comunque, okay. Però penserà che sono arrivati a questo punto per quanto si riguarda appunto Galileo Galilei. Sì, sì. Domani mattina, ora che sei l'anniversario del giornale Bruno, mi guardo il film e voglio il libro del processo, ce l'ho, quello grosso, quello della Salerno editrice. Sì. Che hanno appunto pubblicato parecchia roba su Giorno Bruno. Sì, Giorno Bruno. Bianca Parinetto ha scritto, ha curato. Vediamo quanti giornali o quante televisioni avranno il coraggio. Proprio vedere, ma che sei Olimpiadi, che sei questo, che quello. Sì, però se il Papa fa qualcosa, se qualche prete dice qualcosa, sicuramente avrà le prime pagine e sarà altamente considerato. Sì. In libreria, ho visto fuori in vetrina, no? Sono oggi. La Lindau, che casa editrice secondo Tisea, perché Papa Ratzinger e il Natale, non so di cosa che parlano, ho anche chiesto, perché sono andato, avevo fretta, insomma, della Lindau, editrice Lindau, Papa Ratzinger, Benedetto XVI e il Natale, non so, in fotografia, non ho visto, perciò non conosco il testo. E la prossima volta voglio vedere la editrice Lindau, ma non so, ma non credo mia che sia un critico, un testo critico, fatica, insomma. Va bene. Non ho chiesto comunque, non è chiesto questo. Va bene, Francesco. Bene, ciao. Ciao. No, io ne approfitto per leggere una piccola cosa. È un articoletto che è uscito martedì 14 febbraio sulla Repubblica e che parla appunto di un libro di Cardinale Ruini, appunto, che uscirà fra poco, si chiama Verità e Libertà. E c'è un piccolo trafiletto, una piccola colonnina, che dice i dubbi sul limbo, anche l'inferno non sarà più come una volta. E leggo la parte finale di questo intervento che dimostra come la teologia stia compiendo un lavoro enorme per cercare l'intesa, la vicinanza col mondo islamico e mondo ebraico, al fine di ritornare a una visione monoteistica compatta. Dice Marco Politi: ma il lavoro del pensiero teologico si è spinto anche più in là. È pensabile che la colpa finita dell'uomo, anche il peccato più grave contro Dio, possa ricevere per contrappasso una pena infinita, come l'eterna dannazione dell'inferno? Alla fine dei tempi anche la Ghenna non andrà svuotata per un atto di amore del Dio che è misericordia? La teologia è in cammino. Ratzinger, da teologo, ha affrontato la questione della verginità di Maria. La divinità di Gesù non varrebbe minimamente inficiata quando anche Gesù fosse nato da un normale matrimonio umano. No, perché la filiazione divina di cui parla la fede non è un fatto biologico, bensì ontologico. Chiusa citazione di Ratzinger. Come vedete, la teologia è sempre pronta a inventare nuove versioni, nuove tesi, cose che per secoli sono state considerate dogmi di fede. Se c'è bisogno di aggiustarle, di rettificarle, di incanalare in qualche nuova prospettiva, viene fatto. Tutto può essere cancellato, tutto può essere modificato, tutto può essere fatto, perché l'importante è sempre che le persone, fregarle, convincerle della bontà del monoteismo, che le persone rimangano all'interno di questo. Il monoteismo, inventandosi le teologie, i problemi di fede, le interpretazioni, le varie scuole, fa questo non tanto per fornire una conoscenza, ma per fornire una trappola. Quanti pensatori, quante persone rimangono imprigionate nella rete della teologia? Quante persone si fermano a fare il cappello in quattro e non si rendono conto che il problema è il monoteismo nella sua essenza, nella sua
essenza profonda. Non è un problema teologico o che il fatto che la Chiesa, il cristianesimo, cambi una posizione, che crei un limbo, inventi il limbo, lo riempi, lo svuoti, lo cancelli. È inutile che le persone si arrabbino per questo o si sentano prese in giro. Il monoteismo interessa sempre controllare le persone e anche fare delle polemiche semplici sul fatto che la teologia si adegui dimostra sempre che è una trappola, nel senso che se qualcuno rimane indietro bisogna tenerlo unito, bisogna creare intorno una trama affinché la sua intelligenza vada persa, vada annullata, cancellata, incanalata in questo. Ben diversa appunto è quello che il mito prospetta, quello che il paganesimo prospetta. Il paganesimo prospetta sempre la possibilità di vedere, di sentire, di percepire. Non esiste il dogma, esiste la capacità di conoscenza, di libertà, di visione. Non esiste un profeta che indica, che propone e che impone, ma esiste il singolo individuo, la singola persona che è capace di osservare la realtà, di vedere la realtà, di toccarla, di trasformarla, che è capace di vivere nella vita. Il monoteismo pone sempre le persone in una condizione di estraneità alla vita, di distacco, e pone il loro rapporto con l'esistenza, con gli altri, sempre legato al pericolo del peccato, della contaminazione, dell'indegnità, proprio perché deve sempre creare una situazione di tensione in cui la persona non agisca liberamente. E allora non lasciatevi ingannare da dispute teologiche, non arrabbiatevi perché la teologia cambia delle cose che per secoli hanno imposto. Pensate sempre che tutto il monoteismo si basa su un'invenzione, su una falsificazione, sull'invenzione di un Dio creatore. E allora se una religione inventa un Dio creatore, pone la sua base, la sua esistenza, dei suoi principi, questo non avrà nessun problema a ingannare e continuare a ingannare con qualsiasi altra cosa. Avrà sempre la possibilità, l'abilità, l'astuzia, l'intelligenza di creare qualche nuovo racconto, qualche nuovo dogma, qualche nuovo principio. Avrà sempre la possibilità di scoprire qualche nuova ipotesi, proprio perché questo permetterà di creare legami, di creare condizionamenti, di creare schiavitù. Allora il monoteismo in sostanza è sempre la schiavitù fisica, la schiavitù della società, la schiavitù intellettuale. E se noi vogliamo essere liberi, dobbiamo staccarsi da qualsiasi cosa. Dobbiamo staccarsi dal monoteismo che è presente in ogni momento, in ogni situazione. Altrimenti se rimaniamo vincolati anche a una visione eretica del monoteismo, in realtà saremo sempre con la catena al piede. Soltanto annichilendo, cancellando, demolendo, distruggendo il monoteismo, creeremo la nostra libertà. E questa libertà non può essere portata da nessuno, non c'è nessun salvatore, non c'è nessun profeta. Solo tramite la nostra esperienza, il nostro vivere, il nostro agire, il nostro combattere, il nostro essere presente, il nostro osservare la realtà, saremo capaci di comprendere. La comprensione non può essere data da testi sacri, non può essere data da dogmi, da principi. La comprensione, la conoscenza è fatta sempre tramite la nostra esistenza. E se noi rinunciamo anche un solo momento alla nostra esistenza, rischieremo di far fallire la nostra esistenza. Perciò è importante che noi siamo sensibili e attenti al mondo, sensibili ad ogni cosa e soprattutto non lasciarsi ingannare. Bene, purtroppo ci rimane un solo minuto. Io saluto gli ascoltatori, ricordo i due incontri a Montegrotto Terme, giovedì 9 febbraio alle ore 21 al pub Impolc in via Rugliana 11, il terzo muto di Pagani e Veneti, e il 25 marzo al Bosco Sacro di Jesolo il rituale dell'equinozio di primavera. Io saluto gli ascoltatori e ci ascoltiamo, ci risentiamo, ci aggiorniamo, ci ascolteremo di nuovo giovedì prossimo dalle ore 15 alle ore 16:30, e anche giovedì prossimo ci sarà di nuovo in compagnia il nostro amico Claudio. Ciao a tutti e a giovedì prossimo.